Il fuoco ha fatto bene il suo tremendo, sporco lavoro. Il cadavere è irriconoscibile. Ci vogliono ore per confermare il sesso del corpo carbonizzato. La morta è una tunisina ventenne, Naila Dridi. L'hanno trovata negli scantinati della piscina di Viale Pellini a Perugia. L'impianto è in ristrutturazione e di notte è un rifugio per sbandati, immigrati clandestini prevalentemente. È il 28 febbraio 2001. Di Naila gli inquirenti sanno che è una bella ragazza e che è prigioniera della spirale malavitosa che controlla la prostituzione e lo spaccio della droga. L'assassino l'ha colpita alla testa, poi l'ha bruciata. Poche ore dopo è in manette un connazionale considerato il fidanzato della vittima. Si chiama Jamil Abdrabu, ha 25 anni e si dichiara innocente. Estraneo ai fatti è la difesa dell'avvocato Luca Mauri, che ottiene il rito abbreviato. Ci sono testimonianze e indizi. La condanna è a 18 anni di carcere. Tra i testimoni Antonio Curatolo, il senza tetto morto in carcere nel 2012, uno dei testimoni principali al processo a carico di Amanda Knox e Raffaele.